gel che è molle, colava, e cioè tutto l'indice non è una superficie liscia. E ci ho messo 4 ore. In acrilico è diverso. Quando avrò più padronanza, magari farò dei corsi e quant'altro. Sai cos'è? Quella roba lì costa tantissimo, questi gel costano meno di più. Costa tanto. Due barattolini da 25 ml, quanto è speso? 98 euro. Sì, sì, tanto. È tanto, eh. Quindi... Per assurdo l'acrilico costa di meno ed è più... tra virgolette semplice. Costa di meno perché io lo prendo nel sito tedesco, perché sì, in LCN però... un barattolo da 150 ml di primer costa 40 euro e io lo pago 4 euro. Va bene, però sono diversi prodotti. Se io prendo, se trovo quelli che ti ho detto che lo prendo, beh, sono prodotti professionali, eh. Sì, però bisognerebbe fare l'ordonetto, vedere un po'. No, devo smettere di lavorare a Torino, tutto lì, perché a Torino è pieno di gente che lavora a un decimo. Adesso in queste zone qua dovrebbe lavorare. Qui a Sassello, dici? No, qua a Sassello, mamma. No, no, dove abito lì, Valmormida. Ciao a tutti, da Giulia Salvi. Basta stare. Ad esempio c'è il Bennett, dove c'è la pediatrice all'interno del Bennett, e c'è due ragazze che fanno le unghie. Poi, conoscendo qualche ragazza della zona che le vedo le unghie, ma dovesse aprire uno studio lì, lei un altro pianeta tra qui e secondo me c'è tante che lo fanno.